Assessore, per quale motivo ancora non è partito il servizio di deviazione scolastica e dunque giustamente chi lavora in questo settore protesta al comune? Allora, le motivazioni per cui non è partito il servizio mensa sono in realtà molteplici. Io posso rispondere per quanto riguarda la durata del mio mandato e quindi di conseguenza anche la gara dell'assegnazione per appunto, la refezione scolastica riferita al 28 di gennaio. Siamo appunto in una fase dove stiamo valutando appunto, la congruità di quello che è stato dichiarato in sede di gara e quindi di conseguenza passare all'assegnazione definitiva e sicuramente facilitare tutte quelle che sono le procedure per fare in modo che appunto le lavoratrici possano riprendere il servizio prima possibile, così come anche gli alunni e le scuole riprendere insomma, la normalità che è necessaria. Quindi dal punto di vista della volontà amministrativa e politica e anche insomma, da quello che è il nostro progetto è quello di sicuramente di portare entro poche settimane, se non giorni addirittura, il risultato dell'inizio della refezione scolastica. Lei per ieri aveva convocato la ditta che si è aggiudicata in via provvisoria il servizio di refezione scolastica. Che novità abbiamo? Abbiamo proceduto a effettuare il giro di ricognizione dei centri di cottura, insomma, siamo in attesa di ricevere le ultime rassicurazioni, le ultime certificazioni per quanto riguarda il punto di vista sanitario e quindi, ripeto, a breve potremmo essere in condizioni di far cominciare il servizio. Ovviamente non mi sento di poter porre una data, così come ho già detto oggi alle lavoratrici che giustamente e a buon ragione insomma, protestano per il mancato inizio del servizio, perché comunque, come si sa bene purtroppo, l'apertura di una procedura di gara comporta diverse fasi che sono appunto, che portano a delle lungaggini non spesso gestibili sotto questo punto di vista, insomma, non si possono dare delle date certe perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. È pur vero che si sta procedendo con la massima celerità, perché gli interessi in gioco sono sicuramente tanti.